Dai quaderni di Maria Valtorta, 9 aprile 1943-44. Dice Gesù, e me lo dice così dolorosamente, ed è soggetto così penoso che lo scrivo a parte. L'anno passato, io ti ho detto, ed è stato il primo dettato, il padre è stanco. E a far perire la razza umana lascerà che si scatenino i castighi dell'inferno. Ho detto, ed era il venerdì santo, io vorrei una seconda volta a morire per salvarmi, e di una morte più atroce ancora. Ma il padre non lo permette, sa che sarebbe inutile. O se gli uomini sapessero ancora volgersi a me, che sono la salvezza. Vi rimando a tutti i miei dettati antecedenti, a quelli di quest'ultimo tempo. Ho parlato usando le profezie del Libro Santo, spiegandovele, applicandole ai tempi di ora. E se ho taciuto poi su questo tono è perché ho compreso che era inutile ai fini del bene e pericoloso, perché quelle parole divine potevano divenire arma di tortura diabolica contro i miei servi che le udivano. Le ripetevano, le diffondevano e le accoglievano. Ma il mio pensiero, se anche non si esprime con la parola, è quello e non muta. Maria, io ti ho detto alla fine del maggio passato, riguardo il futuro, cosa vuoi sapere, povera anima? 31 maggio 1943. Ringrazio la mia misericordia che per ora ti nasconde in buona parte la verità sul futuro. Povera, povera anima. Un'altra volta ho detto, vorreste che apparissi e mi mostrassi, ma se anche mi mostrassi, dove è lì fuori quel tanto di residuo di fede e rispetto che me li farebbe curvare col volto a terra per chiedermi perdono e pietà? 5 giugno 1943. Anche ora chiedete da me un segno di potenza, il quale per essere potenza di un santo, del santo dei santi, dovrebbe essere punizione inesorabile, tremenda, di un numero incalcolabile di persone, perché, ripeto ciò che ho detto 1000 volte, i grandi colpevoli sono perché la massa è tutta più o meno colpevole dello stesso peccato dei grandi. Ma io, e te lo dico, povera anima, alla quale ho dato di vedermi trionfante per infondere forza al tuo essere accasciato, nella carne che muore e nello spirito desolato per la prova che hai patito e per gli orrori che ti circondano, ma io non posso dare questo segno. Questo segno della potenza mia. Mi è impossibile farlo, non perché Dio abbia perduto la sua facoltà di fare. Nulla mi è impossibile come Dio, ma è l'ora della potestà delle tenebre. E gli uomini l'hanno spontaneamente voluta. Il regno del male è già instaurato. Qualunque cosa io facessi, sarebbe resa nulla dalla volontà dell'uomo. Qualunque bene sarebbe distrutto dal male. Assisto impotente a questa corsa nella morte spirituale di tutta l'umanità. Non vi è mio dono, non mio beneficio, non mio richiamo, non mio castigo che valga ad arrestare questo spontaneo naufragio dell'umanità da me redenta in Satana. Come toro infuriato, l'umanità atterra tutto, ragione, morale, fede, e va a dare di cozzo contro ciò che lo uccide. La mano profanatrice dell'uomo si alza a nuovo delitto che non merita perdono. E il padre non vuole perdonare. Vi lascia perire come avete voluto.
L'unica cosa che posso fare, e faccio, e la faccio per pietà dei santi, che rari come fiori in un deserto pregano, pregano ancora, non fanno protesta di consuetudine e di ipocrisia. L'unica cosa che faccio per questi è di trattenere l'ira del Padre mio, il quale è stanco dei delitti di una razza per la quale inutilmente il mio sangue si è effuso, vuole esercitare la giustizia su di voi. E giustizia, poiché siete colpevoli, vorrebbe dire castighi tremendi che la mia misericordia non vuole, dati in aggiunta a quelli che già da voi vi date. Maria, so che ti ferisco e ti accascio. Avevi sperato gioia dalla mia Pasqua, rose dopo le spine, sorrisi dopo le lacrime. Sei vittima. Restano le spine e le lacrime anche nel tempo pasquale, perché bisogna restare sulla croce per questa umanità perversa. Ti chiedo di restare sulla croce per me. Salvare il mondo è stato il mio sogno. Salvare le anime, la mia gioia. Il mondo è perduto a Dio, ma le anime si possono salvare ancora. Coloro che hanno ancora un'anima, languente ma viva. Ti chiedo la carità per esse. È Gesù mendicante d'amore nella sua veste di risuscitato glorioso che ti chiede quest'obolo di anime perché il suo regno abbia ancora dei sudditi. Va in pace. Bene, amici, che cosa dire dinanzi a questo brano? Questo, sapete che durante le veglie, chi le ha seguite abitualmente, anche quando c'era la location su Facebook, chi ha seguito le dirette, oppure comunque chi segue i podcast di queste letture e meditazioni che si fanno durante le veglie, sto cercando di fare una lezione continua dei quaderni di Maria Valtorta, capitolo dopo capitolo. E oggi capita questo. Sono innanzitutto due considerazioni, credo, preliminari. Primo, se nel 1944 Gesù dice queste cose, è l'ora della potestà delle tenebre. Il regno del male è già instaurato, questo era nel 1944, questo ci fa capire come il famoso regno dei 100 anni di Satana era già ampiamente cominciato, perché la sua data probabile di inizio, come ho detto in diversi interventi, è il 1917, proprio subito dopo l'ultima apparizione della Madonna a Fatima, 13 ottobre, l'ultima apparizione, 10 giorni dopo, poco più, fu alzata la bandiera rossa a Mosca, il comunismo aveva preso il potere in Russia. E da allora è cominciato veramente l'inizio della fine. E non solo che adesso non stiamo ancora alla fine, adesso stiamo al clou. Quindi da un lato viene in mente questa considerazione, dall'altro certamente non sarà sfuggita a nessuno che se queste parole fossero state scritte ieri, fossero state dette da Gesù ieri, penso che nessuno di noi potrebbe negare che siano attualissime. È un grido abbastanza accorato e drammatico, molto serio di Gesù. Numero uno, io verrei una seconda volta a morire per salvarli da una morte più atroce ancora, ma il Padre non lo permette perché sarebbe inutile. Lo sfondo di questo sfogo, potremmo dirlo, di Gesù è, come sovente accade, chi conosce e ascolta le meditazioni sulla Divina Volontà lo vedrà in continuazione, e questo amore, questa volontà salvifica di Dio che si sfracella, oserei dire, contro l'inconvertibilità degli uomini, l'indifferenza degli uomini, proprio il non voler essere salvati. Ci sono dei passaggi, delle ore della
della passione, no? Credo che fu anche in occasione della terza coronazione di spine di Gesù. Dice, qui stanno questi, peccano all'impazzata. E sembra che vogliono peccare per farmi dispetto. È una cosa allucinante. Quindi c'è questo alone di profonda amarezza che, come dire, che serpeggia dentro questo brano così impegnativo. Qualcuno dice, ma Gesù dovrebbe apparire. Gesù risponde qui, E se mi mostrassi, ci sarebbe qualcuno che avrebbe quel minimo di fede e di rispetto, che insomma, se arrivo io, mi farebbe curvare col volto a terra per chiedermi perdono e pietà. È una domanda retorica dalla risposta negativa scontata, perché se fa questa domanda vuol dire no, del resto questa è una eco del Vangelo, no? Il figlio dell'uomo quando tornerà troverà la fede sulla terra. Ecco. E dice Gesù, adesso in questo momento è l'ora della potestà delle tenebre e aggiunge, gli uomini l'hanno spontaneamente voluta. Tutto quello che noi ci vediamo intorno, anche adesso dove stiamo attraversando, abbiamo cominciato a attraversare veramente l'ultimo tratto di una valle di lacrime, che non voglio insomma far venire l'angoscia a nessuno, ma io ritengo che questo sia il primo dell'ultimo tratto, quindi non è che dice ah, adesso speriamo che l'emergenza, ah, adesso ecco, tolte le mascherine all'aperto, quindi adesso vedrai che piano piano torna tutto come prima. E io lo vorrei fortemente, certamente, mi piacerebbe molto, ma da sacerdote, oltre che da persona che spero, almeno ci provo a far funzionare il cervello, e anche da cristiano, lo ritengo molto improbabile. La frase drammatica che Gesù dice è che qualunque cosa io facessi sarebbe resa nulla dalla volontà dell'uomo e qualunque bene sarebbe distrutto dal male. Assisto impotente a questa corsa nella morte spirituale di tutta l'umanità. E aggiunge, non vi è mio dono, non mio beneficio, non mio richiamo, non mio castigo, che valga ad arrestare questo spontaneo naufragio dell'umanità da me redenta e insana. Pensiamo alle emergenze recenti. Io ho avuto modo di dirlo, a volte in forma un po' veloce in qualche tweet. La cosa più sensata che ci sarebbe da fare adesso è quella che facevano gli ebrei, il popolo di Israele, nell'Antico Testamento, quando arrivava qualcuna di quelle sveglie da ricordarsene. Cadere in ginocchio e dire, Signore, ci meritiamo tutto questo e molto di più, comprese le autorità che ci governano, ci meritiamo queste e molto di peggio. Perché è così, anche se molti pensano che non lo sia. Tutto quello che accade, c'è qualcuno che ha l'umiltà di dire, sì, accade, è brutto, ma a causa dei miei peccati, qui parlo per me. Questo è quello che mi metto. E quindi qual è la prima soluzione? Mettiamoci in ginocchio davanti al Signore e cominciamo a fare un bel sano mea culpa, invocando sinceramente e profondamente la misericordia. Io, da povero prete, oltre che da cristiano, quindi da fratello nella fede dei battezzati, dei figli della Chiesa Cattolica, mi chiedo quanti, spero che ci sia qualcuno, spero che siano in tanti, per carità. Non mi è dato di conoscere i cuori degli uomini, ma quanti fanno questo? La mano profanatrice dell'uomo, continua Gesù, si alza a nuovo delitto che non merita perdono
E il padre non vuole perdonare. Attenzione, vi lascia perire come avete voluto, come avete voluto. Cioè, io ricordo qualche bravo maestro di spirito, mi disse: sta attento, il segno che, come dire, che Dio sta facendo giustizia, non è che mandi chissà che cosa, castighi tremendi, oltre a quelli che già vi date da soli, dice Gesù, eh? No, no. È quando Dio ti lascia fare, cioè ti dice: questo è voluto? Bene, accomodati. Vedrai quanto stai bene. Vai. Una sorta di buon divertirti. Ti piace questo? Prego, accomodati. Sappiamo che si sta creando un nuovo mondo, eh? Famose frasi: nulla sarà più come prima. È un mondo diverso da quello che c'era prima. È un mondo fatto di realtà atipiche, strane. Piace questo nuovo mondo? Punto interrogativo. C'è qualcuno che è entusiasta di questo nuovo mondo? Per dire no. Ti piace questo? Accomodati. Se questo è quello che vuoi, accomodati. Uno dei segni, diciamo così, in cui nostro Signore esercita, tra virgolette, la sua giustizia, proprio quando ti dice, ti vuole far rendere conto fino in fondo delle conseguenze delle tue azioni. Questo è voluto? Ti piace? Vai! Vedrai quanto sei contento. Vai! E infine, qui siamo ancora sempre nel 44, sta poraccia di Maria Contorta che si era offerta vittima, si è offerto tanto, si muore la Pasqua, come Pasqua anche nei grandi monasteri, anche quelli che fanno le grandi penitenze durante la Quaresima, arrivava Pasqua all'ottava e dice: ah, settimana di tregua, insomma, no? Quindi adesso mangiamo, stiamo tranquilli, appo via tutti gli strumenti penitenziari. È giusto che si deve fare così, per carità. Maria Alto dice: mi dispiace, non si può. Abbi pazienza, ma ti chiedo di restare sulla croce per me. E qui è incredibile sentire Gesù che dice: salvare il mondo è stato il mio sogno, salvare le anime è la mia gioia. Sul mondo c'è stato più niente da fare. Il mondo è perduto a Dio, ma qualche anima ancora possiamo salvarla. Anche qua veramente sembra sentire un discorso che, se fosse stato fatto ieri, cioè, che il mondo sia perduto, specie questo nostro, sta proprio bello bello che è andato. Però ci sono tante anime ancora, specialmente quelle poverine, che sono smarrite, da salvare. E per questo ci vogliono le vittime, quindi diciamo un pochino di coraggio. Attenzione, coraggio e anche statura spirituale, quindi spalle attrezzate. Ci pensi? Ecco. Se non dico proprio di offrirsi vittima, ecco, ieri è stato il giorno della Madonna di Lourdes, ricordando i richiami della Madonna. La Madonna esorta sempre alla preghiera e anche alla penitenza, perché qui ci stanno una montagna di peccati da riparare e di conversione da invocare. Ecco, quindi è chiaro che le prospettive nostre sono sempre prospettive di speranza, certamente, perché tutto questo finirà, però non finirà senza che si compiano i disegni della divina giustizia, che certamente permette tutto quello che sta permettendo per la purificazione di un'umanità che ha completamente dimenticato Dio, i suoi voleri, il suo regno, la sua legge, i sacramenti, la vita cristiana, la verità, e chi più ne ha più ne metta. Quelli che sono amici di Gesù e che non sono stati travolti da queste cose,
non hanno mai niente di cui preoccuparsi, né niente di cui temere, solo se per pensare, ecco, se la sentono, ecco, di dare una mano a Gesù e anche alla Chiesa, che continua evidentemente a vivere, che non può essere distrutta, di salvare quante più anime possibile. E di salvare quante più anime possibile. Amen.